La disuguaglianza sociale è quel processo che differenzia l'accesso degli individui alle cosiddette ricompense sociali, il reddito, l'occupazione, in funzione di determinate caratteristiche individuali. Storici e antropologi ci spiegano che si tratta di un fenomeno comune a tutte le epoche e a tutte le latitudini. In ogni cultura esistono dei meccanismi di differenziazione della ricchezza, del prestigio, del potere, in funzione di determinati fattori, la conoscenza, la forza, anche solo l'aspetto fisico. Taluni di questi meccanismi, tuttavia, non premiano il merito, l'abilità, l'impegno, ma aggravano disuguaglianze in virtù della capacità di alcuni gruppi di perpetuare i propri vantaggi grazie a delle rendite di posizione o al malfunzionamento dei mercati. Le ragioni per considerare la disuguaglianza e non solo la povertà in termini monetari come meritevole di attenzione non mancano e i relatori che stiamo per andare ad ascoltare ce lo spiegheranno ancora meglio.